Salve e bentornati. Allora, come avevamo annunciato, avremmo realizzato anche la versione 3060-80 della ISOMARK 3070-110. La macchina è questa qui e adesso per visualizzarla un po' meglio, o almeno per rendere, ecco. La facciamo stile Warhol, però si vedono meglio le parti. Devo dire, poi è anche divertente vista così. Allora, la macchina ha mantenuto praticamente invariate tutte le caratteristiche della 3060 3070-110, scusate. Quindi, in pratica, il sistema dei barilotti per il fissaggio delle spalle e per il fissaggio dei vari componenti. Quindi in pratica ora qui non si riesce, se zoom non me lo fa più vedere. Allora, in pratica il sistema di fissaggio delle tavole di angolo del ponte sono state realizzate con un sistema di sandwich e di utilizzo e di utilizzo dei barilotti. Questo in pratica rende l'assemblaggio delle componenti molto più semplice e garantendo una altissima probabilità di riuscire a montare la macchina nella maniera corretta. Poi una cosa che abbiamo già modificato nell'altro progetto, in pratica, cioè già nella 3070-110, è il sistema delle guide laterali di Y incassato sotto al ripiano di lavoro, in modo tale che praticamente la guida resti sostanzialmente coperta e quindi ci vada a cadere molto meno materiale di lavorazione. In questa macchina poi una modifica importante che abbiamo fatto, ma solo in questa. E lo faremo anche poi nel successivo progetto, che sarà la 4060, è quello di in pratica alzare lo spessore delle tavole. Quelle che qui vedete celesti sono state portate a 10 centimetri. Perché questo? Perché in pratica il CarPlay, da quello che ho visto io in Italia, è disponibile prevalentemente presso i Bricoman e poi presso alcuni falegnami o grossisti fornitori di falegnami. Ora, il Bricoman, praticamente, voi potreste andare lì con i pezzi delle tavole di tutta la macchina e farvi realizzare tutte quante le tavole, escluse le due spalle, perché richiedono dei tagli fuori squadro che il Bricoman non fa. Ma tutte le parti, tutte le componenti della macchina ve le potreste far realizzare dal Bricoman. Ora, dato che il Bricoman, praticamente, almeno quelli che conosco io, non tagliano spessori inferiori ai 10 centimetri, e dato che con la 3060-80, anche alzando questo spessore, si riesce a costruire tutta quanta la macchina, escluso il piano di lavoro, che è questo qui tutto forellato marrone in CarPlay, allora abbiamo pensato di aumentare lo spessore di queste tavole a 10 centimetri, perché ripeto, il Bricoman, almeno quelli che conosco io, sotto i 10 centimetri non taglia le tavole. Portando queste a 10 centimetri, invece, noi possiamo farci tagliare completamente tutte quante le tavole dal Bricoman e ci rimarrebbe da realizzare soltanto le due spalle. Due spalle però che con il sistema che io ho detto più volte, cioè di stampa del progetto, sovrapposizione alla tavola e poi ritaglio, è una cosa estremamente semplice. Come dicevo, il progetto rimane praticamente invariato, quindi avremo sempre i NEMA 23, le SBR 16, ma che chiaramente in questo caso sono da 30 per l'asse Z, che è identico all'altra macchina,
80 per l'asse Y e 60 per l'asse X. Questi ormai più o meno lo sappiamo, vengono generalmente venduti in kit, si tratta soltanto di trovare il venditore che abbia questo tipo di kit. Come ho detto più volte, sconsiglio di andare ad acquistare i pezzi separatamente perché generalmente i costi poi salgono. Per quanto riguarda il resto, la macchina è identicamente la Isomark 3070-110, per cui per la costruzione, per l'elettronica, per i motori, per tutto quanto si può fare riferimento alla playlist di costruzione della 3070-110. Qui l'unica cosa che cambia sono le dimensioni. Faccio presente che cambiando le dimensioni, ma mantenendo invariata la struttura della macchina, quindi il ponte rinforzato, tutta la struttura d'insieme sotto l'asse Y, che ormai non descrivo più sinceramente perché credo che ci siano abbondanti video nei quali l'ho spiegato. Stavo dicendo che mantenendo la struttura della macchina inalterata, ma riducendone le dimensioni, chiaramente questa macchina almeno sul piano teorico più performante della 3070-110, perché quello che incide fondamentalmente in una CNC è la struttura e le luci della struttura stessa. Ora, dato che qui la struttura è quella, ed in particolare chiaramente mi riferisco al ponte, la struttura è sempre quella, però la dimensione di X si riduce di 10 centimetri, la macchina teoricamente è, anzi, togliamo il teoricamente, è sicuramente più performante della 3070-110. Poi ribadisco qui un'ulteriore volta: i progetti realizzati da me sono pensati, almeno questi qui, 3070-110 e 3060-80, per essere realizzati con dei NEMA 23, con diciamo minimo 2,8 Newton metro di holding torque, quindi scartate tutti i motori che non hanno questa potenza nominale. Per il resto non credo che ci sia nient'altro da aggiungere, come già fatto per l'altro progetto, anche questo sarà sul sito, ma non è più scaricabile gratuitamente. Non sto qui a spiegare il perché delle motivazioni. Chi è iscritto al gruppo più o meno conosce gli antefatti della storia. E niente, la macchina, il progetto è pronto e utilizzo il video anche per annunciarvi che a breve andremo a realizzare la stessa struttura, però per una macchina 4060, anche se purtroppo devo dire che diciamo, il costo principale che incide sulla macchina, almeno uno di quelli principali, è il sistema delle guide. E con mio stupore ho notato che è molto più semplice trovare offerte su kit di guide per la 3070-110 che non per le macchine più piccole. Però ho anche visto che si trovano, quindi anche per la 4060 teoricamente si possono reperire in commercio i kit già pronti, o al limite comprare diciamo le guide e le viti separatamente, ma non dovrebbe essere un grande problema. Con lo stesso discorso fatto per la 3060-80, dato che anche la 4060 verrà sviluppata identicamente con la stessa struttura, devo ritenere che quella macchina sarà particolarmente performante, perché ripeto, anche lì andremo ad utilizzare il NEMA 23 con le caratteristiche che dicevo prima, i quali hanno già dimostrato di lavorare benissimo su una macchina più grande, per cui presumo che sulla 4060 diano dei risultati veramente interessanti, e sarò
molto curioso poi di andare a vedere quello che succederà. Tutta la lista dei componenti rispetto alla 3070-110 rimane invariata perché, ripeto, la struttura è identicamente proprio la stessa, quindi anche il numero delle viti o il numero dei barilotti utilizzati non cambia assolutamente. Per chi vuole poi costruirla, faccio presente che sulla playlist della 3070-110, oltre alle varie istruzioni di costruzione, c'è un video molto importante che consiglio di guardare, ripeto, a chi vuole costruirla, a chi si vuole accingere alla costruzione, in relazione alle verifiche preliminari da effettuare, riguardo alle viti, cioè. Mentre le guide SBR hanno quella dimensione e quella dimensione non varia, per quanto riguarda le viti a ricircolo di sfere, dato che queste hanno nella parte di attacco verso il motore una serie di parti lavorate che purtroppo, nonostante avessero delle misure standard, spesso i nostri cari produttori cinesi non si attengono alle produzioni standard, allora è meglio andare a fare una verifica preliminare. Nel caso in cui le misure non tornassero con il nostro progetto, ho indicato come fare per adattare in pratica le varie lunghezze delle viti al progetto, cioè al contrario, come adattare il progetto alle varie lunghezze delle viti. Allora, ultime due cose. La prima, importantissima. In pratica, con il ragionamento che vi ho fatto prima relativo ai tagli da poter fare effettuare al Brigoman, io ho predisposto insieme al progetto, in pratica, la distribuzione di tutti i pezzi su quella che è la tavola standard che vende il Brigoman, cioè 2005x1250, con la sequenza dei tagli da far fare per poter avere tutti quanti i pezzi. Allora, in pratica, ora qui noi vediamo lo schema per la 3070-110, ma lo stesso discorso vale poi cambiando in pratica le parti, le dimensioni delle parti per la 3060-80. Allora, perché dico questo? Perché tanti non sono in condizione di potersi tagliare i pezzi da soli, ok? Quindi la sequenza è fatta in questa maniera. Io parto dalla tavola principale che è chiaramente la 1250x2005. Io dirò al Brigoman di fare prima il taglio 1 di questa tavola, poi il taglio 2 di questa tavola, in modo tale da avere la tavola suddivisa in tre pezzi, ok? Dopodiché gli faccio tagliare la terza tavola in questa posizione. Quindi ho la tavola suddivisa in quattro tavole. A questo punto io posso prendere la prima tavola e con la sequenza delle misure dei singoli pezzi farmi realizzare in pratica tutti i tagli longitudinali sulla singola tavola. Fatto questo, io non dovrò far altro che andare a tagliare trasversalmente i singoli pezzetti, per cui anche se non dispongo di una sega a banco che mi consenta di fare tagli così lunghi, ad esempio qui con una semplicissima troncatrice potrei farmi i tagli trasversali. Questo è diciamo il massimo che io potevo fare per mettere in condizione chi non ha diciamo i macchinari per poter realizzare questi tagli, per poterseli far fare con, chiaramente qui ci sarà un costo perché il Brigoman si fa tagliare, si fa pagare ogni taglio, però oltre questo chiaramente io non potevo fare. Però lo dico per chi non è iscritto al gruppo Facebook, cioè avete anche la possibilità mediante una persona che si è resa disponibile alla realizzazione dei kit. Quindi sia per la 3070-110 che per la 3060-80 che per la futura 3060-40 c'è una persona sul gruppo Facebook alla quale potete rivolgervi per chiedere la fornitura completa del kit. In quel caso, chiaramente,
Non avreste semplicemente il taglio delle tavole, ma direttamente ogni singolo componente già predisposto per il montaggio, quindi anche con tutti quanti i fori. Una ulteriore possibilità che questa persona vi mette a disposizione in pratica è quella di: io mi faccio realizzare tutti i pezzi a squadro da chi voglio, supponiamo dal Brigoman, però poi mi rimane il problema delle spalle perché non sono in grado di tagliarle. Bene, volendo, questa persona potrebbe anche realizzarvi soltanto le spalle. Per cui, se siete interessati, iscrivetevi al gruppo Facebook e rivolgetevi direttamente alla persona di riferimento. Ora, con questo penso di avervi detto effettivamente tutto, per cui vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao!